Buonasera a tutti. Il teatro Ariston è chiuso dal 23 di febbraio, è trascorso un mese e vorremmo riprendere il colloquio e il modo di comunicare con i nostri amici, con gli spettatori. Quindi abbiamo pensato, nel completo rispetto di quello che è la normativa vigente, di aprire uno spazio, un palco virtuale, alle 5 della sera, che possa ogni giorno, possibilmente, a quell'ora, presentare amici, persone, opere che possano dare un momento di leggerezza, serenità, far pensare e far sì che il teatro, luogo di incontro, possa mantenere questa sua funzione millenaria attraverso quello che è la nuova tecnologia. È cambiato tutto nel giro di poche settimane, la nostra vita è cambiata completamente. E quindi dobbiamo ripensare anche il modo di stare insieme, un modo di stare insieme sicuro, che però non faccia perdere l'emozione, la voglia di ridere, la voglia anche, di rattristarci magari se le notizie non sono positive, ma prendere la forza da queste notizie, da questi momenti difficili, per creare un'opportunità che possa essere nuova e che possa portare a quella che è, il desiderio di tutti, raggiungere una felicità che sia nuova, non la felicità del passato, ma la felicità che abbia una maggior consapevolezza. Ecco, allora, alle 5 della sera. Vuole essere ovviamente un tentativo e per fare questo tentativo il teatro Ariston ha chiamato diciamo un pochino vicino a sé gli amici di sempre, quindi parlo di Giuseppe Conte, scrittore e poeta, col quale abbiamo avuto diverse avventure. La prima era la poesia Incontra, negli anni 2000 ha scritto una pièce teatrale, Ungaretti fa l'amore. E con questa noi vorremmo iniziare proprio alle 5 con una sua presentazione, un suo racconto e una sua lettura, una serie di puntate che raccontino questo fatto, questo avvenimento che è iniziato al Cinema Ritz, poi è proseguito a Mantova nel Festival della Letteratura e siamo andati anche in teatro a Trento. La seconda iniziativa che vogliamo presentare è una produzione dell'Ariston insieme ad alcuni amici, Isabella Biffi, Matteo Rotondo, Claudio Ilarietti, che si chiama Sanremo Musical. Faremo una serie di puntate di questo musical che racconta la storia del festival, la storia di ragazzi che devono provare le canzoni del festival per dimostrare qualcosa e poi vedrete. Ci sono poi tanti altri amici che credo vorranno e potranno contribuire a questo racconto di questo palco virtuale. Anna Blangetti, la compagnia stabile di Sanremo. La richiesta l'abbiamo fatta anche al Club Tenco. Ha già dato la disponibilità Marcella Algeri con l'Ariston Pro Ballet per ripresentare momenti del balletto insieme a Carlo Pesta del teatro e del balletto di Milano. Molte persone penso potranno usufruire di questo spazio, ci sarà e poi lo vedrete il modo di raggiungere il teatro attraverso una mail teatroariston@aristonsanremo.com oppure con Facebook del Teatro Ariston, per potersi mettere in contatto e vedere di riuscire a creare questa pillola di vita, ecco, quindi che vogliamo alle 5 della sera presentare nei prossimi giorni. Io spero che ci possa essere una continuità e che queste pillole possano essere tutti i giorni. Qualora per motivi che adesso noi non possiamo né conoscere né presentare, ci debba essere magari una programmazione diversa, ecco, ve lo faremo sapere, ma l'appuntamento è sempre alle 5. È un momento del pomeriggio, un momento per incontrarci e un momento per ricordare che il teatro, gli spazi cinematografici, le sale cinematografiche, le chiese, sono dei momenti in cui noi ci dobbiamo rincontrare
se non fisicamente, con lo spirito, col cuore, con la mente. E quindi questa volontà di creare questa connessione e questa unione, spero abbia la vostra attenzione. Critiche, suggerimenti e qualsiasi cosa, visto che è una novità, ecco, quindi come tutte le novità è perfettibile e migliorabile, aspettiamo il vostro aiuto e soprattutto il vostro entusiasmo e partecipazione sia nel bene che nel male. Grazie da Walter Vacchino, dalla famiglia Vacchino e da tutti gli amici del Teatro Ariston che hanno solo un desiderio: riprendere ad accendere le luci, le porte e aspettarvi all'interno delle nostre sale. Nel frattempo, alle 5 della sera è il sistema per stare insieme. Grazie. Nell'anno 2000, primavera dell'anno 2000, al Teatro Ritz di Sanremo fu dato uno spettacolo prodotto da Walter Vacchino per l'Ariston di Sanremo, è scritto da me, sono Giuseppe Conte, quell'altro lo scrittore. È un testo che si intitolava, e si intitola Ungaretti fa l'amore. La scena era molto, molto, molto semplice, molto lineare, consisteva in un tavolo con un computer e una sedia da una parte e dall'altra un leggio al centro di un grande schermo. Al tavolo ero seduto io e in una poltrona vicino al leggio la voce, quella che interpretava i testi di Ungaretti, in quel caso era l'attrice Anna Rita Chierici. I musicisti, perché c'era anche un momento musicale, erano ai lati dello schermo e mi piace ricordare, erano Riccardo Zegna ed era soprattutto Dodo Goia al contrabbasso, che è stato uno dei miei grandi amici e grandi collaboratori mentre lavoravo a questi spettacoli. Allora, una luce illumina me che sto cominciando a scrivere al computer. Io scrivo, faccio finta, fingo, come è nel teatro, di mandare una mail all'ombra di un grande poeta, che è appunto Giuseppe Ungaretti. E sullo schermo, intanto, al centro, compare di colpo il volto di Ungaretti vecchio con la grande barba bianca. Immaginatevi di essere a teatro, nonostante siamo tutti chiusi in casa. Caro Ungaretti, caro Unga, non chiedermi perché scrivo a te, che follia è, perché tu non ci sei più e chissà dove sei e non so la tua email. Posso provare a immaginarti in un fuoco, in una pietra, in un tronco di palma, nella sabbia del deserto, nell'acqua di un fiume o qui, con noi, semplicemente qui. Più vicino di quello che noi immaginiamo, immateriale ma presente, con la tua barba degli anni vecchi e gli occhi socchiusi e la fronte tagliata dalle rughe, il sorriso arcaico, come se provenisse da altre ere, se conoscesse più verità di quelle che noi tutti conosciamo, il tuo sorriso passato indenne tra l'età, corrosivo, lascivo e innocente. Allora ti parlerei, non avrei più bisogno di scriverti, di tenderti le mani. Non chiedermi perché. Sappi che questo desiderio di parlarti mi ha preso come un crampo e un sogno. Ho sentito da un po' e mi dicevo no, non tentare di violare il silenzio delle ombre, lascia che tutto resti com'è. Che cosa te ne fai? Lascia andare sino a questa sera che ho deciso. Ti scrivo, dovunque tu sia nel cosmo, vecchio poeta, dovunque tu sia nella rete, come se il tuo indirizzo fosse ungaretti@infinito.it o ungaretti@ol.com o chissà qual'altro, e tu potessi ricevere i nostri pensieri che ti riguardano, i nostri messaggi, le nostre domande. Caro Ungaretti, caro Unga, perché parlo proprio a te tra i poeti di un secolo che non amo, un secolo passato che non amo, questo Novecento finito, finalmente, incancrenito, emicranioso,
che ha fatto di tutto per ridurre l'uomo a cosa, per ingabbiarlo, per stringerlo, non importa in quale morsa, ma stringerlo, strozzarlo, privarlo della sua libertà. Quante prigionie si è inventato il vecchio secolo fottuto, quanti modi per ingabbiare, per privare dell'aria, del cielo, degli alberi, di tutto ciò che vive e cresce libero. Le idee sono diventate prigioni, filo spinato, campi di concentramento, e non è un crimine questo. Le città sono diventate prigioni, strisce di asfalto e nubi di veleno, e non è un crimine questo. Gabbie dopo gabbie, orrori dopo orrori, e gli uomini hanno perso carne, anima, corpo e spirito. Siamo manufatti, ben confezionati ora, una bella scatola da supermercato, con un codice, le barrette nere, quale più sottile, quale meno sottile, che alla cassa diventano un numero, una quantità precisa di denaro. E mentre tutto questo succedeva, cosa hanno fatto i poeti? Perché si sono lasciati imprigionare? Anzi, hanno loro stessi soffocato la propria voce, l'hanno resa lebile e prudente e astuta. Tu no, tu hai adottato il tuo grido, lo hai alzato, tu sapevi che il poeta è un grido, un grumo di sogni, un grido, uno che soffre e che canta, se no non è niente. Tu lo sapevi, tu che cercavi libertà e innocenza e che sei invecchiato fedele ai tuoi gridi e ai tuoi sogni. Lo hai scritto. Poeti, poeti, ci siamo messi tutti una maschera. Montale aveva la sua maschera splendida, più maschere, e non se l'è mai tolte, sino alla sua vecchiaia ironica e arida. Tu avevi una maschera e ne hai fatto la tua carne e il tuo sangue, la tua esistenza, sino alla tua vecchiaia innamorata e fervida. Qui c'era un intervallo musicale e c'era una poesia, due anzi poesie di Ungaretti stesso, che io vi dirò come posso. Una dice così: ogni anno, mentre scopro che febbraio è sensitivo e per pudore torbido, con minuto fiorire gialla irrompe la mimosa, si inquadra alla finestra di quella mia dimora d'una volta, di questa dove passo gli anni vecchi. Mentre arrivo vicino al gran silenzio, segno sarà che ogni una cosa muore se ne ritorna sempre l'apparenza. O saprò finalmente che la morte regno non ha che sopra l'apparenza. E poi l'amore non è più quella tempesta che nel notturno abbaglio ancora mi avvinceva poco fa tra l'insonnia e le smanie, balugina da un faro verso cui va tranquillo il vecchio capitano. Eccomi qui, sono Isabò, ciao a tutti, ho un po' la finestra aperta e niente, sono qui per comunicarvi che anche noi di Sanremo Musical, visto che siamo tutti in casa e non sappiamo che cosa fare, insomma ce ne stiamo inventando di ogni, ebbene allora noi di Sanremo Musical abbiamo deciso di dedicarvi delle piccole pillole di Sanremo il Musical proprio per tenervi compagnia, quindi passeranno queste piccole pillole credo di 10 minuti dove si riscoprirà appunto la storia della nostra meravigliosa Italia e perché noi in casa insieme al musical potremo ricantare tutte le nostre meravigliose canzoni della nostra pur se maltrattata a volte, insomma, e non rispettata, eccetera, eccetera, Italia, ma sempre la nostra bellissima Italia. Quindi canteremo insieme con Sanremo il musical. Quindi state attenti, che arrivano le pilloline e ce le possiamo cantare e guardare insieme. Ciao a tutti da Isabò e forza, perché tanto
Si vince, dopo l'inverno si trasforma sempre in primavera e dopo un grande male arriva sempre un grande bene. Crediamoci. Un bacio a tutti. Ciao. Ciao, guardate Sanremo Musical e cantiamo insieme. Ciao. Ciao, io sono Samantha. Ma Samantha, anche tu sei arrivata qui con la borsa di studio? No, io sono arrivata col trolley. Ma no, ma io intendevo con la borsa di studio. Che confusione, vengo da Mondragone. Che fatto strano, abbiamo anche il campano. Porca miseria che piogge! Ciao ragazze! Uè, Napoli! Uè. E allora, Miss Unde Milan, come va nella tua terra? Splende sempre il sole, eh? È la mia terra e resta la più bella. Eccomi! Ciao a tutti, io sono Lorella. Uè. Nonostante l'acquazzone, sono riuscita ad arrivare in tempo. Ah, bene, abbiamo anche la Cuccarini. Mora, però. Ma c'è nessuno in questo posto? Qualcuno conosce il programma? Programma? Se ho io un bel programmino per te. Date un po'. Oh, usce. Senti, io stasera sono libero. Potrei essere l'uomo dei tuoi sogni. Che ne dici, baby? No, sono io la donna dei tuoi sogni. Ah, sì, lo sapevo. Sì, perché a me... Mi puoi solo sognare. Che carattere. Ciao, ciao a tutti. Siamo arrivati anche noi. Piacere, Lucio. Romano. Ciao, io sono Cristina. Ma che carini. Amici o fidanzati? Sì, magari. Con lo stesso ragazzo. E com'è possibile, scusa? A quale religione appartieni? Ma no, no, ti spiego. Non è una questione di religione. Forse Lucio vuole semplicemente dire che a lui le donne non piacciono, giusto? Tranquillo, Lucio, le tue me le piglio io. Per me. Ma ragazzi, qui non c'è nessuno. Tranquilli, si benvenuti! Io sono il Festival di Sanremo. Ma che è uno scherzo? E voi siete sotto esame. Due di voi, soltanto due di voi, saranno i protagonisti di un musical dedicato a me. Avete libri per studiare, un palcoscenico per provare? E un cuore che vi consente di amarmi, perché solo chi ama veramente Sanremo può essere il protagonista di Sanremo Musical. Sceglierò solo due di voi, ricordatevelo. Evviva Sanremo, ossia evviva me, e benedetto il giorno in cui sono nato. Ragazzi, entriamo! No, entriamo! Ma da dove? Marzo, ma che fa? Domenico, no, vieni! Oh, sì, arrivo! Vai, 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 vai! Amilcare, scusami se ti ho fatto arrivare così in fretta, ma dobbiamo parlare del futuro di questo casinò. E adesso parliamo, Pier, tranquillo. Ma siamo sotto, terribilmente sotto. E così non si può andare avanti. Lo so, Pier, tu hai ragione. Noi abbiamo bisogno di qualcosa di forte, qualcosa di attrattivo. Bravo. Che faccia tornare la gente qui a giocare. Ci vorrebbe un'idea originale. Fammici pensare un attimo, aspetta. Sì, ma cosa?
Pier, scusa, sì. Se noi ci inventassimo un festival. Un festival? Sì. Che tipo di festival? Un festival della canzone italiana. Ti spiego. Noi invitiamo qua due o tre personaggi famosi del momento. Li facciamo cantare qualche canzone, la gente gioca e qui riempiamo, eh. Qui riempiamo la sala, qui riempiamo tutto, anche le nostre tasche. Non so se mi spiego, vero? Canzoni in gara. Bravissimo. Come i cavalli. Beh, adesso i cavalli. Sai che ti dico? Sì. Io quest'idea la cavalco. Cavalcala l'idea. Ma sì, potrebbe funzionare. Certo. Guardano lo spettacolo. Sì. E poi vanno su a giocare. È questo. Bravo, sì. Bravo, mio carino mio. Che bella sorpresa hai tirato fuori da quest'uovo di Pasqua. Grazie. Già vedo i titoli su tutti i giornali. Dal Casinò Municipale di Sanremo nasce il primo festival della canzone italiana. Signori, sfilate, poi giochi a colori. Per chi la sera non sa cosa far, innovazione, futuro di sole, ecco Sanremo è già il tuo cuore. Folla di gente raccolta nei bar, ad ascoltare la radio che va, sento canzoni che danno emozioni, ecco Sanremo è già nel tuo cuore. Regalerò il mio sogno anche a te, perché tu possa sentirlo anche tuo. Ti inviterò a sorridere di più, perché Sanremo sei tu, spedisci Pier. Fiori sfilate, poi giochi a colori, per chi la sera non sa cosa far. Innovazione, futuro di sole, Sanremo è già nel tuo cuore. Sanremo nel cuore. Regalerò il mio sogno anche a te, perché tu possa sentirlo anche tuo. Ti inviterò a sorridere di più, perché Sanremo sei tu. Fiori sfilate, poi giochi a colori, per chi la sera non sa cosa far. Innovazione, futuro di sole, ecco Sanremo è già nel tuo cuore. Ma ti dimentico, Sanremo è nel cuore. A voi Milano! A voi Roma! A voi Torino! A voi Genova! A voi Sanremo! Andiamo Pier! Vai! Miei cari amici vicini e lontani, buonasera. Dal Salone delle Feste del Casinò di Sanremo trasmettiamo la prima serata del Festival della Canzone Italiana. L'orchestra è diretta dal maestro Angelini. Ora è arrivato il momento di grande attesa. Ho tra le mie mani la busta che contiene il nome del vincitore. Ci siamo. Vince il primo Festival della Canzone Italiana Nilla Pizzi con Grazie dei Fior. Grazie dei gli altri li ho riconosciuti, ma han fatto male pure li ho graditi. Son rose rosse, parlano d'amore. E grazie ancora che in questo giorno tu mi hai ricordata. Ma se l'amore nostro si è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore in mezzo a quelle rose?
sono tante fine, memorie dolorose di chi ha voluto bene, somma di metà chiuse con la parola fine. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, ma han fatto male pure li ho graditi, son rose rosse e parlano d'amore. Grazie dei fiori e addio, per sempre addio, senza rancore. Brava. Dai Domenico, valle a fare i complimenti. Valle a fare i complimenti. Lorella, una grandissima interpretazione. Sì, sì, davvero divina. Spettacolare! A parte per quelle rose vere appiccicate sul vestito che sembri un cimitero, ecco. Sì, sì, in effetti chi ha avuto questa macabra idea? E io che ne so, l'ho trovato così. Pare che nella Pizzi si fosse fatta fare un vestito bianco di Pizzo per tutte e tre le serate e sul vestito c'erano dei fiori finti. Quando il direttore della Rai lo vide, glieli fece togliere e gli fece applicare fiori veri ogni sera. Quindi io, che cosa c'entro? Che ne so io? Allora, ma lo sai che Lilla Pizzi e il direttore d'orchestra all'epoca avevano una simpatia, eh? Ah, ma quindi anche allora per partecipare al festival bisognava darla via? No, ma cosa dici? Il festival di Sanremo è sempre stato una cosa seria. Vabbè, probabilmente qualche scappatella dietro le quinte ci sarà anche stata. Ma ragazzi, stare su quel palco si dice che ti facesse tremare la voce. E il respiro del pubblico, te lo sentivi addosso. Facciamo così, ora ve lo racconto io. Voce suadente è un sogno ancor più grande. Occhi curiosi, occhi sempre più attenti. Concentrazione, ecco la voce che parte e va. L'anima danza e il mio cuore si scalda. Segue la voce, a pieno ritmo la segue già. Ti lascia andare e l'onda in pieno ti travolgerà. Questa notte è già qui, voglio viverla così.